Vale, ma quanto dura questa chetogenica? Vale, quanto dovrebbe durare una chetogenica per ottenere ottimi risultati? Vale, ma dopo questa chetogenica, quando reintegrerai i carboidrati, non li eviterai di nuovo? Vale, ma come si reintegrano i carboidrati dopo una chetogenica? Vediamo di rispondere a qualche domanda. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati in questo nuovo video e benvenuti in questo video speciale chetogenica. Ho voluto fare appunto questo video per rispondere a molte domande che mi sono arrivate nel corso di queste ultime 2 settimane in merito appunto all'alimentazione che vi ho fatto vedere sul mio profilo Instagram, un tipo di alimentazione in cui ho abolito completamente i carboidrati e quasi tutte le fonti di carboidrati, anche frutta e verdura, ai fini quindi di boostare un attimo il mio metabolismo dopo la fase di bulk. Faccio una premessa molto importante, vi chiedo assolutamente di ascoltarla in maniera intelligente e di coglierne il significato vero. Io sono un'atleta, mi reputo un'atleta, sono in preparazione per una gara, sono seguita da un preparatore atletico che quindi mi segue sia dal punto di vista dell'allenamento che dal punto di vista alimentare, un preparatore che si occupa di bikini e che è nell'ambito del bodybuilding da veramente tantissimi tantissimi anni, ancora prima che voi nasceste probabilmente, e quindi mi fido al 100% delle sue conoscenze e di ciò appunto che mi dà mensilmente. Intanto il sole va e viene, però vabbè, torniamo a noi. Quindi mi fido ciecamente di quello che mi dice e seguo alla lettera le sue indicazioni. Detto ciò, dopo questa piccola premessa, vi dico un attimo qual è stato il mio percorso fino ad ora. Quindi ultima gara 21 di ottobre, momento di pausa, momento un attimo di rebound post gara. Ho aumentato il mio peso involontariamente, commettendo degli errori, questo fino più o meno dopo le vacanze di Natale. Quando poi ho deciso di riprendermi, di riprendere la situazione in mano e ho deciso appunto di affidarmi a qualcuno per iniziare la preparazione in vista delle gare del 1° e 2 giugno al Rimini Wellness, sempre nella categoria bikini, sempre nella federazione INBB, quindi una federazione natural. Detto ciò, da ottobre fino all'inizio insomma di questa mia preparazione, sulla bilancia ho visto circa 7-8 kg in più rispetto al peso da gara, cosa assolutamente normale, normale prendere peso dopo la gara, così tanto magari no. Però ecco, lo ammetto, ne ho già parlato nei miei precedenti video, quindi se volete avere un attimo più chiara la situazione di quello che è successo negli ultimi mesi, vi invito ad andare a vedere appunto la mia galleria di video e dare un'occhiata lì. Detto ciò, quindi ho iniziato comunque una fase di massa, nel senso che nonostante io avessi aumentato di peso, quando ho contattato il mio preparatore non mi ha detto che adesso tagliamo i carboidrati, tagliamo le calorie, subito inizia a scendere. No, anzi, ero comunque abbastanza alta, sia come carboidrati che come proteine che come grassi, quindi avevo un introito calorico abbastanza alto, sicuramente non ero in ipocalorica. Questo mi ha permesso comunque, continuando l'allenamento, di mettere massa muscolare e diciamo mantenere il mio peso corporeo, quindi più massa muscolare, meno grasso, stesso peso. Da lì poi ero arrivata in una fase di stallo, nel senso che dopo un po' di mesi di massa, comunque di bulking, mi sono ritrovata ad avere uno stallo del peso e uno stallo del metabolismo. Con il mio preparatore abbiamo deciso quindi di intraprendere quelli che dovevano essere gli 10-12 giorni di scarico dei carboidrati, quindi una sorta di chetogenica. Che cos'è una chetogenica? Non ve lo sto a dire qui, semplicemente perché vi basta davvero cliccare dieta chetogenica su Google e vi vengono fuori tantissimi tantissimi articoli. Vi chiedo solo di scegliere gli articoli che andate a leggere in modo appunto con coscienza e con criterio. Non andate a leggervi l'articolo su 2000 che vi spiega cos'è la chetogenica. Sempre diciamo
da siti certificati, da siti qualificati e scientifici. Detto ciò, parlerò quindi di scarico dei carboidrati più che di chetogenica. Quindi ho iniziato questo scarico dei carboidrati dall'oggi al domani, mi sono ritrovata da 200-250 grammi di carbo a zero carbo. Questo semplicemente per boostare il metabolismo e riattivarlo, e sicuramente anche quello di perdere un pochettino di accumuli di acqua, gonfiore, adibe, appunto caratteristici della fase di massa, perché fare una fase di massa, magari nel modo in cui l'ho fatta io, porta comunque ad un accumulo di acqua e adibe. Detto ciò, ho iniziato questa dieta di scarico e quindi essenzialmente ho mantenuto più o meno le stesse calorie, quindi uno scarico dei carboidrati non vuol dire per forza andare in ipocalorica, ma ho mantenuto le stesse calorie semplicemente abbassando notevolmente i carboidrati, quindi praticamente a zero, e alzando, quasi raddoppiando o due volte e mezzo, i grassi. Le proteine più o meno stabili, se non leggermente più alte. Questo aumento dei grassi e abbassamento dei carboidrati permette appunto di dare uno stimolo diverso al corpo per l'utilizzo energetico. Quindi, in sostanza, che cosa accade all'interno del corpo? Che non va più ad utilizzare le riserve di glicogeno come fonte di energia, visto che non ne ha, visto che non gliene ho date, ma va ad utilizzare le riserve adipose, quindi lipidiche. In sostanza è questo, però insomma, se andate a cercare come funziona una vera e propria dieta chetogenica, troverete la spiegazione più approfondita. Mi sono arrivate tante domande appunto in merito a quanto dovrebbe durare questa chetogenica. Allora, se dobbiamo fare una vera e propria chetogenica, questa andrebbe mantenuta per molto più di 15 giorni, perché per andare ad utilizzare i corpi chetoni e fare tutta una serie di meccanismi ci vuole molto più tempo. Per questo che vi sto parlando di scarico dei carboidrati più che chetogenica. Non vi sto a fare un prima e dopo, semplicemente perché non voglio che passi il messaggio che fare uno scarico dei carboidrati sia utile alla perdita di peso, semplicemente perché uno, dovreste essere seguiti sia da un nutrizionista, un dietologo, un personal trainer, comunque qualcuno qualificato, preparatore atletico, in vista appunto di un obiettivo ben specifico, come può essere nel mio caso la gara. Quindi non vi farò un prima e dopo, sicuramente mi sono asciugata, sicuramente ho perso un po' di peso, ma come vi ho già detto, questo sempre in vista di una gara. Quanto dovrebbe durare lo scarico dei carboidrati? Questo quindi dipende da voi e dal vostro obiettivo, da quanto siete in stallo, da come reagisce il vostro corpo. Sicuramente non la porterei a lungo termine, perché rischia di diventare nociva soprattutto per i vostri muscoli, perché dopo un po' il corpo, non avendo più riserve di glicogeno, magari non è abituato ad utilizzare le riserve lipidiche, va sicuramente ad utilizzare le proteine, e le proteine le va a prendere dal muscolo, e quindi potreste rischiare di intaccare il muscolo piuttosto che il grasso. Quindi manteniamola per un lasso di tempo abbastanza corto. Io per esempio doveva durare 15 giorni, poi con il mio coach abbiamo deciso di concludere le due settimane, quindi da mercoledì a mercoledì due settimane, per appunto vedere come reagiva il mio corpo. Una volta terminato questo scarico dei carboidrati, che come vi ho detto non vuol dire essere in ipocalorica, ma semplicemente swippare da carboidrati abbastanza alti a carboidrati a zero e grassi alti, ricordatevi che un grammo di grassi ha 9 kcal mentre un grammo di carboidrati ne ha 4, quindi se io abbasso i carboidrati ma aumento i grassi, otterrò più o meno lo stesso bilancio calorico. Una volta terminato questo scarico, come vanno reinseriti i carboidrati? Io vi sto parlando quindi della mia esperienza, questa non è legge, non vi sto dicendo quello che bisogna fare per forza, vi sto dicendo quello che sto facendo io in questo momento, sempre accompagnato dal mio preparatore. In
questo momento stiamo reintroducendo, praticamente da oggi sono super felice, finalmente dopo due settimane ho reintegrato i carboidrati, appunto li stiamo inserendo gradualmente. Ciò vuol dire che andremo di settimana in settimana ad inserire i carboidrati all'interno dei miei pasti. Per il momento ho una dose di carboidrati a colazione, fonte esclusiva riso integrale o riso basmati. Questa è la mia unica fonte di carboidrati. Perché la mattina? Perché io mi alleno appunto la mattina, quindi faccio ruotare, diciamo, i carboidrati intorno al mio allenamento. Magari se voi vi allenate a fine pomeriggio vi posso consigliare di reintegrarli magari metà prima dell'allenamento o metà dopo l'allenamento, oppure semplicemente dopo l'allenamento. Anche se li mangiate di sera, i vostri carboidrati, non cambia all'interno del vostro corpo la reazione, quindi se li mangiate di mattina o di sera non cambia nulla, non ingrasserete perché li mangiate di sera e non dimagrirete perché li mangiate di mattina. Quindi come reinserirò i carboidrati? Questo per rispondere alla vostra domanda: li reinserirò gradualmente, quindi di settimana in settimana, in base al miglioramento e alla risposta appunto che darà il mio corpo, verranno reinseriti. Qual è il risultato che mi aspetto, che ci aspettiamo di ottenere con il reinserimento dei carboidrati? Reinserendo i carboidrati, che cosa andrà a cambiare? Che appunto il muscolo si rigenererà, perché voi dovete sapere che il muscolo è formato comunque da zuccheri, da glicogeno, e quindi in questo periodo, l'ho anche detto al mio preparatore, mi sentivo svuotata, mi sentivo il muscolo comunque vuoto. È assolutamente normale, reintegrando i carboidrati il muscolo si andrà a riempire. Comunque, continuando ad allenarmi, avrò come risultato quello di avere dei muscoli più pieni, ma vedermi sempre più definita. Magari il peso non cambierà sulla bilancia, ma chi se ne frega, lo ripeto sempre, non siamo un numero, non dobbiamo dipendere dalla bilancia, anzi dobbiamo dipendere tra virgolette dal nostro specchio. Quindi se io vedo sulla bilancia che non sto diminuendo di peso, ma allo specchio mi vedo molto meglio, più definita, la pelle più pulita, più asciutta, beh, allora io faccio affidamento allo specchio e non alla bilancia. Quindi questo è quanto, vi terrò aggiornati ovviamente su quelli che saranno gli sviluppi di questa mia preparazione, perché al di là della dieta chetogenica scarico dei carboidrati, io sono in preparazione e come sapete vi tengo sempre aggiornati appunto su quelle che sono le novità, e ovviamente quanto più si avvicina la gara più diventa complesso il dieta, gli allenamenti, l'integrazione, eccetera eccetera. Un piccolo appunto sull'integrazione: nonostante la chetogenica non ho cambiato assolutamente nulla, sempre multivitaminico omega 3 la mattina, la vitamina C post allenamento, la glutammina la sera quando non mi alleno, che cosa ho altro? Aminoacidi ramificati prima e dopo l'allenamento, e durante l'allenamento stavo prendendo del magnesio e potassio, una soluzione insomma di magnesio e potassio appunto durante l'allenamento, sia per darmi un pochettino di forza, un po' di energia, e anche per una questione di ritenzione idrica e idratazione, perché sappiamo che il potassio agisce sul bilancio sodio e acqua, e quindi integrare durante il proprio allenamento con degli elettroliti oppure con appunto questa miscela di magnesio e potassio non può farvi che bene. Quindi questo è quanto, non ci sono stati cambiamenti esaltanti. A livello di peso avrò perso più o meno un paio di chili, ma come vi ho detto si tratta di gonfiore, si tratta di acqua e soprattutto di ritenzione idrica, che vedo aver eliminato soprattutto a livello dell'addome e delle gambe. Vi chiedo per favore di non interpretare questo mio video come un invito a fare questo tipo di alimentazione, perché, e questo mi raccomando deve essere chiaro, nel momento in cui io sono già in ipocalorica, ho uno stallo del metabolismo, non riesco a perdere peso, sono a 1200 calorie da 6 mesi e ovviamente non riesco più a perdere peso, mi vedo sempre con l'adipe, con un po' di ciccia, eccetera eccetera, la chetogenica non è assolutamente la soluzione. La soluzione è quello di, anzi, fare una reverse diet. Se volete ve ne parlo in un prossimo video, ditemelo nei commenti se vi interessa appunto che possa
affrontare la questione reverse diet. Questo quanto per quanto riguarda la mia chetogenica, comunque queste 2 settimane. Sicuramente vi terrò aggiornati, non esitate a seguirmi su Instagram perché è lì che, diciamo, quotidianamente posto le mie colazioni, i miei pranzi, gli spuntini, gli allenamenti, alcune chicche, insomma, quotidiane. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso avete un'idea più chiara di quelle che sono state queste 2 settimane, appunto, di scarico. Sono passate, io ero motivata nonostante i viaggi, gli spostamenti, sono riuscita a rimanere on focus su quelli che sono i miei obiettivi e appunto la preparazione. Grazie ovviamente sempre che mi seguite e che mi sopportate e supportate in questo cammino. Io vi mando un grosso bacio e vi dico al prossimo video. Ciao ciao!